Signore e signori, buongiorno. L'approfondimento di oggi tocca strettamente Torino ed è legato a un notorissimo fatto storico. Salve a tutti, questa è una notizia vecchia di secoli ma che ancora oggi divide scienziati, storici e gente comune. Siamo nel XXI secolo, andiamo nello spazio e il computer calcolano qualsiasi cosa. Ma quando si tratta di capire un misterioso pezzo di stoffa tutto si blocca. Mi hanno appena comunicato che è pronto un collegamento esterno. Il nostro inviato ha incontrato degli studenti al parco. Un punto di vista diverso per capire cosa ne sa riguardo la gente comune. Cosa ci dici? Gli studenti ne sanno qualcosa di più degli scienziati? Ecco, come avete detto voi, si tratta di un grande mistero anche per gli studenti. Anche loro non sembrano avere le idee tanto chiare di questo fatto. Salve ragazzi, voi che cosa sapete di questo fatto? Ma se non sbaglio è un lenzuolo, però non so cosa significa. Ma sì, mi ricordo, è quel lenzuolo che mia mamma mi mette quando vado a dormire. Io ero già preparato, infatti ho chiesto a mia madre, se non sbaglio, si tratta di quel lenzuolo che ha avvolto Gesù quando è morto. Vorrei sapere se questi ragazzi sanno che è qui a Torino. Sì, lo so anch'io. Si trova a Torino, in una chiesa. Ah sì, ma sai anche dove? Non lo so, credo in quella più importante. Come potete vedere, qualche idea c'è, ma non è molto chiara. Forse sarebbe necessario studiare un po' di più. Che cosa ne dite? A voi studio. Ringraziamo il nostro inviato per il nostro primo servizio. A questo punto i nostri amici a casa avranno capito qual è l'argomento del nostro approfondimento. La Sacra Sindone, il telo di lino conservato a Torino, dove la tradizione ci dice sia rimasta impressa l'immagine di Gesù. Dal 10 aprile al 23 maggio 2010 è esposta al pubblico nel Duomo di Torino. Tutti possono andarla a vedere. Sono attese tantissime persone, da chi viene per pregare e chi viene per semplice curiosità. Quando il lino viene esposto al pubblico, parliamo di ostensione. Abbiamo un altro collegamento, questa volta con l'esterno del Duomo di Torino. Sì, pare ci sia già una gran folla di pellegrini in attesa di poter entrare. Sentiamo cosa dicono. Sì, salve a tutti. Voi non potete vederla, ma c'è una fila di persone che parte da qui e si snoda presso alcuni di chilometri presso i Giardini Reali. Ci sono giovani, adulti e anche alcuni anziani. In attesa da stamattina all'alba. Addirittura alcune scolaresche venute qui con i loro insegnanti. Voi di che scuola siete? Veniamo dalla scuola media di Bibbiana. Ah sì, Bibbione, bel posto per andare in vacanza. Ma quale Bibbione, Bibbiana? In provincia di Torino. Ciao mamma! Come mai siete qui? Per vedere la sindone. Per venire in gita. Oggi la prof voleva fare il compito in classe. Beh, anche se l'ultima volta che c'è stata un'ostensione non eravamo neanche all'asilo, quindi in occasione. Cosa vi aspettate di vedere? Ho letto che c'è un lenzuolo in un contenitore di vetro blindato dove, guardando meglio, si vede la foto di un uomo a rovescio. Non ho mai visto un vetro blindato, ma è anche antiproiettile. Mica gli devono sparare, serve perché una volta stava per bruciare e allora adesso lo tengono al sicuro. Posso? È praticamente la foto di Gesù, anche se non capisco bene come sia possibile. Mi hanno detto che per vederla bisogna fotografarla e vederla in negativo. Infatti mi sono portata anche la digitale. Ma si può usare flash? Non credo, mi dispiace. Come vedete la curiosità ha contagiato anche i più giovani, che tra poco vedranno premiata la loro attesa. Più tardi, presso l'approfondimento, ci ricollegheremo per mostrarvi i primi usciti dalla visita. A voi studio. Grazie, chiedici pure la linea però puoi intervistare qualcuno in uscita dalla visita. Ora che abbiamo visto cosa dice la gente, potrebbe essere il momento buono per scoprire qualcosa in più riguardo la sindone. Per esempio come è fatta, quali sono le sue caratteristiche. E ancora la sua storia e anche gli studi scientifici che sono stati fatti a riguardo. A questo proposito abbiamo qui in studio un esperto. Grazie per il suo intervento. Allora, che cos'è la sindone? Allora, si tratta di un telo giallino, lungo 4 metri e mezzo circa e largo 1 metro e 10 e si trova nella cattedrale di Torino. Questo telo è, possiamo dire, che ha spina di pesce e può poi diventare irregolare, ma per il tempo che è stato confezionato, diciamo, è da ritenersi molto raffinata. Cosa vedrà chi parteciperà all'ostensione? Allora, vedrà un telo di colore giallino con delle righe scure in tutta la sua lunghezza e delle macchie scure che sono state provocate da un incendio. Con il passare degli anni l'ingiallimento del telo è aumentato, diminuendo il contrasto con l'immagine dell'uomo e rendendola
e non visibile. Questo infatti non è sbiadito come potrebbe essere. Diamo la linea alla nostra redazione scientifica che ci racconterà qualcosa in più sulla sindone, oltre a darci qualche idea di quanto la scienza ha detto finora e di quanto resta da dire. La sindone è ritenuta il lenzuolo funebre nel quale venne avvolto Gesù Cristo, dopo essere stato riposto dalla croce. Come tessuto può risalire al primo secolo, in quanto in necropoli di questo tempo sono stati trovati teli di fattura simile. La sua storia recente è quella di cui abbiamo più testimonianze precise. Nel 1453, per 542 anni, la sindone diventa proprietà di Savoia, che iniziano a custodirla a Chambéry, in Francia. Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre del 1532, la schedontera è persa in un incendio. Le zone triangolari più chiare sono i buchi lasciati dal fuoco prima di essere spento. Nel 1578, Emanuele Filiberto la fa trasferire a Torino. E nel 1694 viene definitivamente sistemata nella cappella Guarina Attigua al Duomo, dove la notte tra l'11 e il 12 aprile 1997 rischia nuovamente di andare persa in un incendio. Dopo quest'ultimo incidente subisce un'opera di restauro e di ripuliture e viene sistemata in una teca blindata ad atmosfera controllata, in cui ancora oggi possiamo vederla. È però nel 1898 che rinasce anche un interesse scientifico per la sindone. Perché? Nel 1898 l'avvocato Secondo Pia ottiene il permesso di fotografare la sindone per la prima volta nella storia. L'avvocato, sviluppando il negativo, vede formarsi l'immagine di un uomo e apre la strada alla ricerca scientifica sul sacro lino. Negli anni 70 del secolo scorso, con l'analisi delle polvere dei pollini, si dimostra la provenienza palestinese del lenzuolo, in quanto sono presenti specie caratteristiche della zona di Gerusalemme. La datazione con il radiocarbonio però la fa risalire all'epoca medievale. Come si spiega questo? Nel 1988, tre laboratori diversi sottopongono tre campioni al metodo del C14 ed effettivamente la sentenza è chiara. Viene datata tra il 1260 e il 1390, più di un millennio dopo la morte di Cristo. Questi risultati, sicuramente in buona fede, sono però molto criticati per motivi di metodo. I campioni sono stati prelevati tutti nello stesso angolo del lenzuolo, una zona molto esposta a contaminazioni. In realtà la datazione della sindone è ancora in discussione. Si può essere obiettivi in una ricerca del genere? È indispensabile. È lo stesso Giovanni Paolo II a invitare gli scienziati ad esserlo nell'ostensione del 1988. La Chiesa esorta gli scienziati ad affrontare lo studio della sindone senza posizioni precostituite che diano per scontati risultati che tali non sono. Li invita ad agire con libertà interiore e premuroso rispetto sia della metodologia scientifica sia della sensibilità dei credenti. Grazie a voi studio. Impressionante! Con tutte queste informazioni, da qui in avanti sarà difficile chiamarlo semplicemente lenzuolo. Sì, fa pensare che si credono che l'uomo della sindone sia Gesù, il punto di partenza comune rimane il dolore che è stato possibile infliggere a quest'uomo e l'insegnamento che se ne può trarre. Insegnamento? Sì, pare quasi un invito a non permettere che altre persone possano patire queste ed altre ingiustizie, magari meno sanguinose ma altrettanto dolorose. Ed è bello che dei giovani siano posti davanti a queste riflessioni, perché sono loro che da grandi potranno dire la loro. A proposito di giovani, prima di passare alla conclusione dell'approfondimento, vediamo se all'esterno del Duomo ci sono i primi pellegrini in uscita. Sì, i primi sono già usciti, ma si trattava di autorità. Abbiamo qui ora usciti da pochissimi istanti alcuni dei pellegrini, tra l'altro giovanissimi. Quali sono le vostre impressioni? Bello, subito sono rimasta un po' delusa dal fatto che dalle foto immaginavo qualcosa di più grande. Ma poi ho riflettuto sul fatto che se fosse stato più grande sarebbe stato poco credibile. Commovente, ho immaginato quanto sofferto e ho provato a pensare quanto sia antica questa immagine. Cioè, il crocifisso lo vedi, è Gesù, ma qui il te è stato a contatto con lui e arriva dal suo tempo, è tutta un'altra cosa. Mi ha stupito, all'inizio ero molto scettico, ma poi qualcosa là dentro mi ha incuriosito. Adesso andrò a casa per chiedere qualche informazione in più di come si è formata quell'immagine. Molta emozione dunque, come potete anche voi vedere, l'ostensione è appena cominciata. A voi studio!
Ricordiamo che potrete vedere la Sindone presso la Cattedrale di Torino dal 10 aprile al 23 maggio 2010. Con questo è tutto. Buongiorno a tutti. A voi tutti, buona visita.